Oggi sul canale vediamo questa console, la Newmark MixStream Pro. Di cosa si tratta? Si tratta della console del 2021 con il rapporto qualità-prezzo migliore che potete acquistare. Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federico, per chi non mi conoscesse parlo di DJ e produzione all'interno del mio canale YouTube. Faccio video come questi, come quello che state guardando ora, dei tutorial, quindi se siete interessati ad altri video come questi vi consiglio di iscrivervi. Nel video di oggi siamo appunto qui per vedere questa nuovissima Newmark MixStream Pro, per recensirla, per vedere insieme come funziona. È un prodotto abbastanza recente, non c'è da tanto sul mercato, parliamo di circa un paio di settimane da quando state vedendo questo video alla data d'uscita. E quindi insomma abbastanza recente, è anche stata abbastanza discussa in senso positivo intendo, e quindi io non vedevo l'ora di provarla ed eccomi qui appunto per recensirla e per mostrarla anche a voi. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare DJHub.it per avermi spedito questa console. Per chi non conoscesse DJHub vuol dire che non mi segue da tanto, perché ho già realizzato diversi video con DJHub dove abbiamo recensito diversi prodotti di Denon e oggi sono qui appunto per portare questa MixStream Pro. DJHub è un negozio, si trova in zona Milano e quindi se siete interessati ad acquistare materiale per DJ produzione sia fisicamente appunto in zona Milano o online sul loro sito vi consiglio di darci un'occhiata. Detto questo parliamo di questa nuovissima MixStream Pro. Innanzitutto di cosa si tratta? Si tratta di una console stand alone a due canali di casa Newmark con sistema operativo Engine OS 2. Cercherò in questo video, vi dico fin da subito, di pronunciare Engine e non Engine perché mi è stato criticato molto questa cosa. Spero di non sbagliare nuovamente. Perché dico che è il prodotto probabilmente con il rapporto qualità-prezzo migliore uscito quest'anno? Perché è un sistema standalone e ha un prezzo di circa 600 euro attualmente, quindi a 600 euro fino ad ora non eravamo assolutamente abituati a vedere un sistema standalone e un sistema standalone del genere. Infatti il punto di forza principale di questa console è sul sistema operativo, monta infatti Engine OS 2, il sistema operativo che eravamo abituati a vedere fino a poco tempo fa soltanto in casa Denon, che però attualmente con la versione 2 viene montata non soltanto su console di casa Denon, ma questo è un chiaro esempio, su console in questo caso di Newmark. Infatti ci tengo a spendere due parole su Engine OS 2 per chi si fosse perso la questione. Non ho realizzato nessun video a riguardo e quindi appunto qualcuno potrebbe essersi perso questa cosa. Engine è il software che permette di preparare la libreria sui sistemi Denon, o almeno questo fino a poco tempo fa, perché poco tempo fa è uscita la seconda versione Engine 2. Con questa nuova versione Engine è come se prendesse vita, come se fosse un'entità a parte al di là di Denon. Questo vuol dire che il sistema Engine non lo troveremo più soltanto su prodotti di Denon, ma anche su prodotti di altri marchi. In questo caso ad esempio abbiamo Newmark, che fa parte della stessa catena di Denon come brand, che monta Engine, quindi dal punto di vista del sistema operativo, di come navighiamo, di come prepariamo le tracce, è come se noi avessimo una Prime 4, una Prime 2, degli SC6000, perché il sistema operativo montato è lo stesso. Questa è la differenza sostanziale con la seconda versione di Engine. Poi ci sono anche moltissime altre feature, come la possibilità di leggere interamente una collezione preparata in Rekordbox all'interno del proprio computer e poterla importare in Engine. Infatti i sistemi di Denon erano già capaci di leggere chiavette preparate su Rekordbox, ma perdevano ad esempio gli hotkey e altre informazioni. Adesso con Engine 2 per i computer sto parlando c'è la possibilità di leggere la collezione che prima non c'era e di importare anche gli hotkey. Questa è una funzione ovviamente super pratica per chi dovesse fare la transizione da Rekordbox a Engine Engine, sia definitivamente sia magari chi continua ad utilizzare Rekordbox come piattaforma principale per preparare la propria libreria, però poi vuole avere anche la libreria all'interno di Engine. Semplicemente basta prepararla in Rekordbox e poi all'interno di Engine si avrà accesso a tutte le informazioni. Quindi ecco il perché abbiamo una console di Newmark che monta però un sistema di Denon, questa è la motivazione, e nel futuro sono sicuro che troveremo anche altri brand che monteranno questo sistema. Quali sono i vantaggi di avere Engine all'interno di questa console, oltre alla preparazione appunto della libreria
che quindi se acquistate una console del genere abbastanza entry level, se poi passate ad esempio dagli SC 6000 a una Prime 4 utilizzerete sempre lo stesso software per preparare la libreria. Ci sono però altri vantaggi come i servizi di streaming, perché questa console ha un tasto wifi come potete vedere, il quale ci permette di collegarci al wifi e di accedere ai servizi di streaming come fanno le console della serie Prime di Denon. Vi faccio infatti subito vedere che se io vado sul browser, ok, abbiamo ovviamente qua abbiamo la nostra libreria, posso tirare giù questa barra e come potete vedere abbiamo altre opzioni come l'attivazione del wifi, vabbè, anche altre cose come la registrazione, selezionare quale chiavetta USB leggere. Però se vado sulle impostazioni, tra tutte quante le opzioni ci sono anche i services, quindi servizi compatibili con la console. Abbiamo BitSource Link, Bitport Link, SoundCloud e Tidal. Altra cosa da citare per chi fosse interessato, è compatibile anche con Ableton Link per mandare il segnale e comunicare con Ableton, cosa molto comoda anche questa. Quindi questa console, come dice il nome Mixstream, è dotata appunto del wifi e ci permette di far dirette streaming ad esempio o suonare anche in live grazie al wifi e grazie ad un servizio di streaming, cosa che fino a poco tempo fa era disponibile solo sui sistemi di Denon più costosi oppure solo con controller ma col computer. Se non volessimo però utilizzare i servizi di streaming, abbiamo altre possibilità. Come potete vedere abbiamo delle entrate USB, un'entrata SD per utilizzare i sistemi quelli un po' più classici. Altra funzione interessante è la funzione Lightning, che purtroppo non posso farvi vedere perché non ho sound switch, ma sostanzialmente grazie appunto a questo sound switch è possibile sincronizzare la propria libreria con degli show. Come è possibile fare questa cosa? Grazie all'uscita USB si collega una specie di convertitore di sound switch che ci dà un'entrata XLR per collegare le nostre luci in DMX, sto parlando, e noi abbiamo la possibilità di prepararci tutti quanti gli show in base alla canzone con sound switch e comandare automaticamente con la console anche le luci. Questa cosa ovviamente è da 10 lode, perché su un prodotto da 600 euro poter fare una cosa del genere è fantastico, considerando anche che ci permettono di farlo su un prodotto che è fantastico se siete dei DJ mobile, quelli che vanno alle feste private, e se siete da soli senza dover avere una centralina DMX a parte, avete tutto quanto nella vostra console e non vi serve altro. Altre cose da citare è questi due speaker integrati, che purtroppo faccio fatica a farvi sentire. Ovviamente devo dire che non suonano affatto male, ovviamente io li consiglio soltanto se state mixando per voi a casa o se volete magari, non so, siete con due o tre amici, dovete mettere un po' di musica di sottofondo, ve lo sconsiglio ovviamente per delle feste, ma qua non dipende dalla qualità degli speaker, ma ovviamente basta vedere anche la grandezza, è quello che è. Come funziona questa console? Beh, come vedete abbiamo sostanzialmente una Mixtrack Pro FX di Newmark, che abbiamo già recensito nel canale e vi consiglio di andare a vedere là la recensione. Quindi abbiamo i nostri quattro pad molto leggeri, il nostro tasto Q, il nostro tasto Play, la nostra jog con la classica dimensione molto leggera. Altre opzioni come qua abbiamo un filtro passalto passabasso, qui abbiamo il volume per le cuffie, qui abbiamo il volume degli speaker e del main dell'uscita bilanciata, attenzione, molto utile ovviamente. E nel nostro mixer abbiamo i nostri fader col crossfader, un piccolo V-meter, qui abbiamo gli effetti attivabili. Questo sistema qua è quello utilizzato ad esempio su Rain, sui sistemi per lo scratch, quindi su un prodotto del genere molto interessante averlo già a questo prezzo. Equalizzatore a tre bande, il gain e qua le funzioni di browsing per lo schermo, che nonostante le funzioni di browsing è anche touch, come potete vedere. Possiamo fare infatti tutte quante le cose che si fanno anche sui prodotti di Denon in questo modo qua. Qui dalla mia parte invece ho le due entrate per le cuffie e un'entrata per il microfono. Cosa mi è piaciuto di questa console? Allora, parlando nel lato posteriore, mi è piaciuta l'uscita bilanciata. Ovviamente questa cosa è comodissima, è possibile anche grazie all'alimentazione esterna ovviamente, però allo stesso tempo è una cosa veramente importante, specialmente se la console non la utilizzate soltanto a casa ma la utilizzate fuori, quindi ottima cosa.
Mi è piaciuto il fatto che abbiamo due entrate per le chiavette USB, una entrata per le schedine SD e anche la possibilità di utilizzare i servizi di streaming, cosa da non sottovalutare, specialmente se state iniziando, vi serve una console da utilizzare a casa per allenarvi senza gestire le librerie all'inizio, magari più importante, imparare la messa a tempo, queste cose qua. Con un prodotto del genere andate dove volete, vi serve soltanto la console, non vi serve neanche il computer per preparare la chiavetta, perché appunto utilizzate il servizio di streaming. Quindi questa è perfetta se non avete voglia di avere altro, parlo delle casse e del computer proprio. Mi è piaciuto ovviamente il fatto che monta Engine, è un sistema che mi piace tantissimo, l'ho detto in tutti i video che ho realizzato con prodotti Denon, è la stessa cosa anche qua, quindi anche in questo caso mi piace tantissimo. E una volta che lo imparate, io ho provato tutti i prodotti di Denon e anche passando dagli SC6000 a questo non c'è una differenza enorme, quindi vi sentirete subito a casa. Anche gli speaker integrati, a me inizialmente non piaceva soltanto anche l'idea di avere degli speaker integrati, ma devo dire che provandoli, pensando a chi ha bisogno a casa soltanto magari di allenarsi, anche io magari a casa ho solo bisogno di allenarmi, devo dire che fanno molto comodo, perché magari a casa vi ricavate uno spazio piccolo come questo della console, avete già gli speaker integrati e risparmiate spazio e anche soldi se vi serve solo per allenarvi. Quindi devo dire che non mi dispiacciono, sicuramente non sono da utilizzare per gli eventi l'ho già detto, acquistate delle casse separate. Però anche durante l'evento, se magari avete le vostre casse ma vi serve un minimo magari di alti medi per mettere a tempo meglio come casse spia, potete utilizzare queste casse integrate. Queste sono le cose che mi sono piaciute di più, principalmente sono le cose che provengono dalla seconda versione di Engine, che veramente ho apprezzato fin da subito, fin da quando è stata annunciata. Cose che però non mi sono piaciute sono principalmente difetti che aveva la Mixtrack Pro FX, quindi che non ha effettivamente questa Mixstream e basta, ma che aveva anche quella, e essendo la base diciamo la stessa eredita questi difetti, se così possiamo chiamarli. Di cosa parlo? Parlo del tasto Q e del tasto Play, che sono molto pesanti a differenza ad esempio invece dei pad, che funzionano veramente bene. Per il resto sinceramente non mi sento di dare altri difetti a questa console, non ne trovo, e se anche dovessi trovare qualcosa, se penso a quanto costa, me ne sto zitto, perché con 600 euro avere Engine OS, avere quindi un sistema stand alone che funziona con wifi, che può controllare con sound switch le luci, che ha un'uscita bilanciata, non ci sono prodotti diciamo ad oggi sul mercato che con 600 euro riescono a dare di più per quello che spendete. Specialmente perché io questa console la trovo un po' una rivoluzione, e è l'inizio secondo me di una rivoluzione dove Engine sta iniziando a prendersi non soltanto il mercato dei professionisti con i prodotti Denon, ma sta iniziando ad esempio con questa Newmark a puntare su un prodotto più economico, e chissà quali altri prodotti troveremo in futuro con questo sistema operativo veramente interessante. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, se così lasciate magari un piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa console, anche se penso vi sarà piaciuto anche a voi, leggendo anche quello che mi avete scritto in privato su Telegram, eccetera eccetera. Il video di oggi è giunto al termine, qui da Federico è tutto.